Ciao a tutti, abbiamo parlato in altri video di catalizzatori sportivi, in questa occasione invece andremo ad affrontare due questioni che magari non in molti considerano e che invece possono essere molto importanti. In particolare, la prima, cominciamo. Perché se il catalizzatore di serie, fermo restando che svolge una funzione importante di antinquinamento, però se è un tappo per la fuoriuscita dei gas di scarico, perché invece di sostituirlo con un catalizzatore di serie non andiamo a eliminare del tutto il catalizzatore di serie? Beh, come vale per altri prodotti, la scelta apparentemente più semplice non è quella più efficace, più efficiente e funzionale. I motori moderni sono creati con la consapevolezza da parte dei progettisti di avere questo tappo e quindi di avere questa resistenza. Se noi le andiamo a eliminare del tutto, nella maggior parte dei casi andremo a infiacchire i bassi regimi e quindi ad avere una reattività del motore molto più bassa in favore degli alti regimi. E non è detto che è la cosa che ci interessi. Oddio, può aver senso liberarlo totalmente nel momento in cui noi abbiamo un tipo di elaborazione molto molto pesante, turbine maggiorate, e quindi un discorso diverso, magari auto da pista, certe manifestazioni di un certo tipo, certe gare di un certo tipo, ok, ma normalmente non è una buona scelta. Io preferisco sempre un catalizzatore sportivo e con meno celle rispetto a quello originale, o magari un downpipe specifico con catalizzatore. Il secondo quesito qual è? Può un catalizzatore sportivo permettere all'auto di restare omologata, di restare in regola? Sì. Ci sono dei catalizzatori sportivi, chiaramente di aziende importanti, cito ad esempio la Ragazzon, che ci permettono di elaborare l'auto e di andare a intervenire su un componente così delicato, attenzione, come il dispositivo antinquinamento rappresentato dal catalizzatore, restando in regola. Basta scegliere un catalizzatore che garantisca il rispetto della norma Euro 3, Euro 4 della propria auto di serie. Questo magari non lo sapevate, vero? Per maggiori informazioni, noi siamo sempre a disposizione. Continuate a seguirci, mi raccomando, sui nostri social e il nostro sito repartocorsestore.it. Ciao, al prossimo video.